Buongiorno, mi presento Cristian Garabello, Project Development Manager di Greenhouse Italia. Quest'anno la nostra collaborazione storica con Agricola 2000 si è tradotta nella nostra partecipazione a questo nuovo evento che è il campo demo cereali. Tra le soluzioni di Greenhouse Italia per la biostimolazione e la nutrizione del frumento che troviamo in questo campo demo troviamo Ascon S57 e Erantis. Erantis è il nostro nuovo fertilizzante ad azione biostimolante pensato per la mitigazione degli stress abiotici delle piante. È un prodotto utilizzabile anche in agricoltura biologica che contiene al suo interno una miscela di composti antiossidanti che derivano dalle sue matrici di origine esclusivamente vegetale come Ascophyllum nodosum, laminaria digitata ed estratti di lievito selezionati. Erantis, oltre a svolgere un'importante funzione di mitigazione degli stress idrici aumentando l'efficienza di utilizzo dell'acqua delle piante, svolge anche un importante ruolo nella promozione della fotosintesi, consentendo alle piante di svilupparsi anche in maniera adeguata anche in condizioni avverse come ad esempio basse temperature o stress idrici. Erantis è stato applicato in due soluzioni, in due momenti diversi, uno ad inizio levata proprio per andare a dare una protezione alle piante contro gli stress abiotici, soprattutto gli stress termici e gli stress idrici, proprio perché sappiamo che quest'anno ci sono stati diversi problemi legati ad un marzo particolarmente asciutto, seguito poi da un aprile sostanzialmente freddo e con poche precipitazioni concentrate in pochi eventi. La seconda applicazione invece è stata fatta nella fase di foglia bandiera proprio per andare a conferire alla pianta una maggiore protezione dagli stress idrici e dagli stress termici nella fase successiva della fioritura e del riempimento della cariosside. Erantis è un prodotto che può essere comunque applicato in miscela con erbicidi, insetticidi o fungicidi o con altri fertilizzanti di tipo minerale per via fogliare. Ascon S57 è un fertilizzante minerale fluido composto da tiosolfato di ammonio e di potassio che contiene il 57% di zolfo, l'11% di azoto, il 5% di potassio ed è arricchito da boro, zinco e ferro. Ascon S57 è stato distribuito in un'unica soluzione a 3 litri ettaro alla fase di foglia bandiera, proprio perché è la fase ideale per la somministrazione di zolfo, quella che va dalla fine della levata all'inizio della spigatura. Sappiamo che lo zolfo è un elemento fondamentale per la sintesi proteica, soprattutto di quegli aminoacidi solforati come la metionina e la cisteina. E inoltre l'azoto svolge comunque un'importante azione di promozione della sintesi proteica e inoltre garantisce uno stay green prolungato della pianta. E il contenuto di questo prodotto di Ascon S57 di boro e zinco va a promuovere la fioritura e la fertilità fiorale e l'allegagione e inoltre il contenuto di ferro ha un importante ruolo nella fotosintesi e anche nella promozione dello stay green. Ascon S57 è un prodotto che può essere miscelato con insetticidi, fungicidi o erbicidi o con altri partner organici o minerali.